del coffee break. Per la nostra pausa di oggi incontriamo un grande dell'Antico Testamento. Si chiama Davide, è il grande re Davide perché a lui è attribuito il testo che oggi leggiamo. Ho scelto un versetto di un salmo. Il libro dei Salmi ne contiene ben 150, sono tutti diversi uno dall'altro. Si possono individuare delle raccolte. Parte di questi salmi sono i salmi attribuiti a Davide, quindi è chiaro che stiamo parlando di testi, almeno quelli che si attribuiscono a lui, che sono molto lontani da noi nel tempo. Stiamo parlando del X secolo avanti Cristo, XI, quindi insomma testi lontani da noi, eppure ci sono dentro le emozioni dei credenti che si affidano al Signore, e questo è universale, è senza tempo. Il salmo che ho scelto oggi è il numero 23 e il versetto precisamente è il 4. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. È un versetto di un salmo molto famoso, è il salmo del buon pastore, lo conosciamo spesso, ma non ci riflettiamo mai abbastanza. L'esperienza che sta facendo questo orante è l'esperienza di una valle di morte, per essere più precisi. Oscura è già qualcosa di un po' più edulcorato. Sarebbe una valle di morte. Bene, anche se sono in una valle di morte, quindi l'esperienza concreta è un'esperienza di limite massimo, non temo alcun male perché tu sei con me. Questa è la buona parola per la giornata di oggi. Ci sono situazioni nella nostra vita nelle quali ci può sembrare che il cielo si chiuda e facciamo l'esperienza di camminare in una valle di morte. Camminare significa non stiamo fermi, la nostra vita va avanti, le situazioni a volte evolvono, ma intorno a noi possiamo correre il rischio di vedere soltanto quello che non va. Bene, quando tutto è così, l'orante cosa dice? Io non temo alcun male perché? Perché sei con me. Il bastone e il vincastro, cioè i segni del fatto che in Dio noi riponiamo il nostro punto perché ci conduca nel cammino, sono una sicurezza. Allora ci associamo a questo orante di cui oggi abbiamo preso semplicemente uno dei suoi versetti. Lo ringraziamo, abbiamo conosciuto qualcuno lontano nel tempo, ci prendiamo il nostro caffè, non dimenticando mai che Dio è con me.